Eccoci tornati sulle fonti TV con un nuovo appuntamento del Fatto di Marcotti che segue l'evento che abbiamo dedicato, l'evento speciale che abbiamo dedicato proprio alla crisi di governo con le dimissioni di Mario Draghi in vista del nuovo governo. Insomma, si voterà a fine settembre, la campagna elettorale è già cominciata e ce ne siamo accorti, soprattutto attraverso i social. Abbiamo cominciato a intravedere qualcosa che forse in questi ultimi anni è stato un po' offuscato dalle varie emergenze Covid e non solo, cioè il fatto che ciascun partito sia contro l'altro. Speriamo che non sia così questa campagna elettorale, mio modesto parere, perché per ora, almeno i primi giorni, si è intravisto solo uno scaricabarile e soprattutto un puntare il dito l'uno contro l'altro. Invece abbiamo bisogno di temi costruttivi, quindi una politica elettorale vera e propria. Sarà corta perché si va a votare a fine settembre e di fatto in agosto saremo tutti anche un po' impegnati a distrarci dopo tutto l'anno, è giusto che sia così. Sarà corta, però speriamo che sarà intensa da quel punto di vista. Giancarlo Marcotti, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a te e naturalmente un saluto a tutti gli ascoltatori. Mi spiace per questo imprevisto tecnico, ci sentiamo solo telefonicamente, ma non è un problema. Vabbè, insomma, le riflessioni possiamo farle lo stesso, anzi ci appelliamo anche ai nostri amici. Allora Giancarlo, sei d'accordo? Insomma, la campagna elettorale è iniziata, chiaramente. Mettiamo subito il secondo titolo, regia. Verso il nuovo governo è iniziata la campagna elettorale, ce ne siamo accorti. Ma insomma, per il momento è vero che è appena iniziata, però mi sembra che ci sia un po' un teatrino delle accuse. Cosa ne pensi? Certo, perché normalmente chi fa cadere il governo non ne beneficia poi elettoralmente, quindi tutti stanno cercando appunto quello che tu hai chiamato giustamente lo scaricabarile, cioè il cercare di attribuire ad altri la colpa di questa crisi di governo. In effetti abbiamo detto più volte, anche nella trasmissione speciale che abbiamo fatto venerdì scorso assieme a Pagliarini, che questa è stata una crisi di governo un po' strana, un po' anomala, per cui ecco, obiettivamente trovare il colpevole, tra virgolette, ridiamoci sopra, è un po' difficile, perché sembra anche che sia stato un certo suicidio da parte di Draghi, nel senso che non ha fatto molto per far andare avanti il proprio governo. Anche questo aspetto qua è da tenere presente. Ok, assolutamente sì. Senti, ma io, insomma, ci sono tante le questioni che bisognerebbe affrontare, però ti chiedo questo, insomma, abbiamo una situazione variegata anche se non troppo. Analizziamo un po' le varie parti politiche, lo abbiamo già fatto, ma in prospettiva futura cerchiamo di capirne di più. Il centrodestra è solo apparentemente intenzionato a, come dire, a unirsi e cioè vale sempre la regola, chi prenderà più voti avrà la leadership, insomma, sarà così, nel senso ce la faranno questa volta, perché ultimamente abbiamo visto un po' di posizioni anche differenti, no, tra i vari partiti che compongono il centrodestra. Ma in effetti la posizione che ha assunto Berlusconi è una posizione diciamo che ha sorpreso molti, perché è risultato abbastanza differente rispetto agli ultimi anni, insomma, in cui Forza Italia si era dimostrata un partito, diciamo, molto così prudente nelle sue mosse, nel senso che il classico partito di centro, Forza Italia, era diventato non numericamente, ma insomma un po' come la Democrazia Cristiana, cioè il partito che non voleva litigare con nessuno, che cercava accordi con tutti. È sempre stato, insomma, favorevole a Draghi. Adesso invece è tornato un po' quel Berlusconi, non dico guerriero, però abbastanza, insomma, pesante nei confronti del centrosinistra, mm-hmm, con i quali appunto invece ha governato in questo anno e mezzo, e è abbastanza critico anche con Draghi, pur naturalmente riconoscendo
i meriti a Draghi, ma è Forza Italia che ha scombinato un po' l'assetto politico, cioè adesso queste tre nel centrodestra sembra che siano più uniti, cioè Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, mentre è difficile vedere quello che potrà accadere a quelle piccole forze che facevano parte del centrodestra, ma che adesso non è detto che continuino a far parte del centrodestra. Mi riferisco, per dire, a Coraggio Italia di Toti o cose di questo genere, insomma. Ok, senti, ti chiedo un pronostico sul discorso del centrodestra, perché poi potrebbe proporsi anche la candidatura di Tajani proprio per Forza Italia. Chi pensi che avrà la meglio tra i tre partiti, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia? Ma inevitabilmente Fratelli d'Italia passerà all'incasso del fatto di essere stato all'opposizione, cioè obiettivamente chi è in questo ultimo anno e mezzo è stato all'opposizione ha avuto vita facile, oltretutto poi era anche l'unico partito all'opposizione, di conseguenza la vita ancora più facile, non ha dovuto fare molto la Meloni per salire nei sondaggi, quindi è quasi certo che il primo partito in Italia risulterà Fratelli d'Italia. Mm-hmm. La Lega naturalmente cercherà di recuperare parte di quanto perso in questo anno e mezzo, ma le perdite, le fuoriuscite dalla Lega sono forti, insomma. Certo. Quindi questo la classifica Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, proprio classifica, è abbastanza scontata, direi. Ok. Senti, centrosinistra, Enrico Letta ha portato questa citazione: la scelta alle elezioni del 25 settembre è chiara, o noi o Meloni. Come vedi il centrosinistra? E peraltro ha chiuso al Movimento 5 Stelle, quindi un centrosinistra che dovrà andare avanti da solo. Vabbè, con la Meloni ovviamente non avrebbe mai aperto, intendo dire, però si presenta, come dire, in questo modo. Ma perdonami la precisazione, è centrosinistra perché parliamo di una coalizione di centrosinistra, ma poi in questo caso parliamo del Partito Democratico, però è un po' ancora, no, come insistere, come vedi il centrosinistra in generale, la situazione del centrosinistra? Certo, allora il centrosinistra ha la sua base elettorale fedelissima, quindi che il centrosinistra, ovviamente principalmente il Partito Democratico, ma anche le altre forze, ovviamente mettiamo dentro Calenda, Renzi, più Europa e così via, certamente avranno la loro base elettorale, ma se volevano avere qualche chance di poter vincere queste elezioni, l'unica chance appunto che potevano per vincere le elezioni era avere un accordo anche con il Movimento 5 Stelle, solo che il Movimento 5 Stelle già si era appiattito tantissimo sulle posizioni appunto di centrosinistra, al punto che continuava a perdere voti, cioè al solito, come si dice usualmente, se un partito copia un altro di solito si vota l'originale e non chi copia, quindi il Movimento 5 Stelle, che aveva perso la sua carica di barricadero, voglio dire, è chiaro che sarebbe andato all'estinzione se continuava appunto con quella politica, quindi per mantenere perlomeno il famoso zoccolo duro è chiaro che il rapporto con il centrosinistra doveva essere, cioè ci doveva essere una divisione, quindi è accaduto che il cosiddetto fronte largo non sia neppure nato, cioè certo. È stato solo una
un'idea, ma non poteva il Movimento 5 Stelle entrare di fatto nel centro-sinistra. Certo, una parte di questo entrerà, la parte che fa riferimento a Di Maio entrerà in questo centro-sinistra, poi bisogna vedere come, ma il Movimento 5 Stelle vero e proprio invece rimarrà da solo, mm-hmm, come è nella logica del movimento, insomma. E appunto Letta ha chiuso, come diciamo prima, il Movimento 5 Stelle, rottura irreversibile, così ha detto. Conte ha definito il Partito Democratico e Letta arroganti e dice: i progressisti siamo noi. Sempre il Movimento 5 Stelle, Grillo ha rilanciato la regola dei due mandati, e all'orizzonte spunta rispunta Di Battista, che però aveva lasciato la politica, anche se poi lo abbiamo visto sempre e spesso ospite di varie trasmissioni di attualità e appunto di politica, ma insomma potrebbe essere lui la nuova carta vincente del movimento? Carta vincente forse è troppo, Manuela. Carta vincente nel senso... non nell'ottica delle elezioni, intendo dire, certo, per il rilancio del partito. No, ma obiettivamente c'è una parte del paese che vuole il Movimento 5 Stelle, che è estremamente favorevole al Movimento 5 Stelle, ma al Movimento 5 Stelle delle origini. E quella parte lì di paese che appunto si rifà alle origini del Movimento 5 Stelle dopo tutto quello che è accaduto rimane una parte residuale, quindi il Movimento 5 Stelle deve ripartire da zero, sa che oltre il 5-6% difficilmente riuscirà ad avere come percentuale, però da lì deve ripartire. Io penso che rimarrà sempre una forza politica diciamo abbastanza particolare, cioè deve essere una forza politica che non fa accordi con nessuno, deve essere una forza politica che fa l'opposizione chiunque vada al governo, che sia al centrodestra, che sia al centrosinistra. In quel senso il Movimento 5 Stelle avrebbe anche una sua funzione nel panorama politico italiano. Non potrà più essere un partito di governo, questo mi sembra che con questa legislatura sia stata la prima e anche l'ultima volta di vedere il Movimento 5 Stelle al se governo. Se non considerandolo in modo diverso, ma questo non lo possiamo sapere, insomma, se diventerà altro, però non sarà ovviamente il Movimento 5 Stelle così come lo abbiamo sempre visto. Allora, altro titolo che poi, insomma, tutte queste premesse mi servivano proprio per chiederti cosa pensi di questo, il governo che verrà, i rapporti con l'Europa, cosa cambia, perché poi che sia sentito dire che siano luoghi comuni eccetera eccetera, però poco importa, da quando Draghi è Presidente del Consiglio abbiamo sempre legato la sua figura e l'immagine dell'Italia proprio al modo che l'Europa ha avuto di considerarci, cioè detto proprio terra terra, grazie a Draghi l'Europa ha cominciato a guardare l'Italia in modo differente. Ti chiedo se ritieni sia così. Inizialmente, quando Draghi è salito a Palazzo Chigi, abbiamo visto questo effetto Draghi, è stato così nominato. Adesso il mercato in realtà poco sta seguendo a livello di performance alle vicende politiche, almeno per il momento. È perché ho già scontato o perché in realtà questo effetto Draghi non c'è più stato? Insomma, come cambierà la visione dell'Europa e il rapporto con l'Europa dell'Italia? E questo è un tema, secondo me, anzi è il tema da sviscerare, nel senso che come insomma tutti i notisti politici hanno sempre fatto notare, Draghi aveva una certa reputazione in Europa, quindi si dice che a lui perdonavano alcune cose che non avrebbero perdonato ad altri, come per esempio l'eccessiva spesa, ma diciamo che l'eccessiva spesa di Draghi in questo anno e 5 mesi che ha governato, e poi vabbè, per gli affari correnti, ma andrà avanti ancora altri 6 mesi, quindi alla fine il governo Draghi durerà anche 2 anni,
no, non due anni, ma insomma, vabbè, comunque andrà avanti anche almeno altri due mesi. E quindi ecco, il governo Draghi probabilmente è stato visto di buon occhio dall'Europa, e l'Europa sembra infatti che abbia già cambiato, diciamo, il tono della voce quando dopo le dimissioni di Draghi nei confronti dell'Italia, ovviamente sto riferendo. Cioè, nonostante ci sia ancora Draghi, però mi sembra che la von der Leyen, no, e soprattutto la Lagarde, mm-hmm, abbia usato dei toni differenti rispetto a, appunto, a qualche mese fa. C'è da dire anche che, appunto, il problema è che la pandemia aveva, diciamo, indotto l'Europa a, diciamo, mollare un po' i cordoni della borsa. Quindi sì, c'era Draghi, ma c'erano soprattutto allentati questi vincoli, e quindi Draghi ha potuto anche spendere di più. Oggi si sa che questi vincoli torneranno ad essere, perdonate il gioco di parole, ma vincolanti. E quindi questo sarà un problema. Alcuni dicono che sarebbe stato un problema anche se c'era Draghi, che quindi non è la questione della persona, ma è la questione, appunto, dei conti e dei cambiamenti politici anche in tutto il resto d'Europa. Però di fatto, ecco, il problema c'è. D'ora, certo, in poi i rapporti con l'Europa saranno molto più freddi rispetto a prima. Questo, certo, è il problema. Assolutamente sì. Cosa si auspica secondo te l'Europa? Proviamo anche qui a azzardare dalla situazione italiana, ecco. Ma in Europa, per la verità, adesso non è che ci siano in nessuna dei grandi stati europei dei governi che non, sì, sono stabili perché hanno leggi elettorali particolari, per cui li possiamo considerare stabili ancora, però insomma non è che riscuotano così il favore del popolo. Insomma, vediamo quello che è successo a Macron. È stato tirato fuori una vecchia polemica quando ancora era ministro, quindi prima ancora di diventare presidente, ma insomma il fatto, appunto, che magari si tirano fuori anche cose vecchie, scandali, scandaletti, scandaloni, non so come chiamarli, però insomma il fatto di tirarli fuori già denota in pratica che appunto non è che, e poi l'abbiamo visto nelle ultime elezioni regionali, non è che Macron abbia avuto un grande successo. Per quanto riguarda Scholz in Germania, peggio ancora, perché lì insomma lo scandalo è abbastanza pesante e subito insomma il governo non ha più i favori della popolazione in pochissimo tempo che ha il governo, ha perso molto del favore che aveva. Quindi un po' in tutta Europa, diciamo, non abbiamo una guida certa e sicura. In Italia, come abbiamo visto, siamo andati alla crisi di governo e quindi alle prossime elezioni. Diciamo che l'Europa si trova in una situazione un po' di debolezza generale, ecco, la metterei così. Ok, va bene, intanto speriamo che questa debolezza poi non ci sia anche durante questa campagna elettorale, che sarà molto molto veloce. Lo dico perché stavo un po' così navigando sulle notizie in internet, ormai non si parla d'altro, sembra quasi che tutto il resto non ci sia più, ma è giusto anche che sia così, per dare il modo agli elettori di capire. Però davvero si stanno praticamente, Giancarlo, mettendo in evidenza anche tutti i più piccoli pensieri dei leader politici. Speriamo bene, perché è importante ancora di più proprio per i ragionamenti che abbiamo fatto con te. Grazie a Giancarlo Marcotti, a presto sulle fonti TV, ti seguiamo su Finanza in Chiaro come sempre. Grazie a te, Emanuela, ma è solo un'annotazione.
non dobbiamo mai prendere paura se si va a votare, dobbiamo prendere paura se non si andasse a votare. Ah, no, beh, certo, sicuramente, sicuramente. Beh, poi, visto che è da tempo che chiediamo di tornare alle urne, questa è l'occasione buona, però ecco, speriamo che ci sia senso critico da parte di tutti, è quello a cui io personalmente mi sto appellando. Grazie, perché è facile poi incrociare le informazioni e in questo momento un po' di smarrimento avere un'idea magari che non è proprio quella giusta. Grazie mille Giancarlo, a presto. Grazie ancora e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.